Non avrò vinto il campionato, ma questa gara è stata soddisfacente. Ne è valsa la pena lo stesso. Devo dire che vedendo effettivamente, avendo un contatto diretto con la McLaren, perlomeno è sicuramente superiore ancora adesso che ho potenziato l'auto. Con tutti quei cavalli, immagino prima, dovevo potenziarla fin dall'inizio perlomeno e forse a Grand Valley sarei riuscito a vincere e sarebbero cambiate un po' le cose. Adesso non so se sarò finito terzo o secondo in campionato. Vediamo un po'. Secondo perlomeno, l'altra ovviamente la McLaren era irraggiungibile. Però vabbè. Comunque, alla fin fine, mostrare il campionato e vincerlo, mostrare il campionato e perderlo, nel senso è la stessa cosa. Mi sembra che comunque siano state delle gare abbastanza belle da vedere, soprattutto quest'ultima. Piuttosto che vincerlo e dominarlo, a mio parere è meglio vedere una gara così combattuta. Perché comunque, fare una gara, magari con un'auto molto più potente degli avversari, vincerla, stravincerla e avere dei giri di noia, è sicuramente da vedere, eh. Più brutto rispetto a fare un campionato combattuto come comunque è stato questo, dove al di là delle prime due gare dove sono arrivato terzo, ho comunque fatto diciamo un po' a sportellate con gli avversari. C'è forse più gusto diciamo a perderle, arrivare indietro nella classifica piuttosto che vincerle con un netto dominio. Anche se vabbè poi certamente ritenterò queste gare per vincerle una volta per tutte. Allora, campionato Super GT 500. Però prima volevo quasi quasi dare un'occhiata. Allora, missioni di gara le avevo fatte. Esatto. Sfide pausa caffè, invece no. Allora, sfida derapata e sfida tra i coni. Bene, dai, vediamo un po'. Allora, derapata con la RX7. E tra i coni mi sembrava, non so se ho visto bene, era... No, mi sa che ho visto male. Vediamo dopo di cosa si tratta. Vabbè, derapata. Vediamo un po' di riuscire a prendere l'oro se è fattibile. Allora, monto le gomme comfort dure. Che sono un po' più... secondo me è un pochino più facile fare punti con le comfort dure. Nelle prove in derapata. Vediamo se si riesce a fare qualcosa. Vediamo che tratto del tracciato è. Tengo la visuale esterna in questo caso, altrimenti... Ah, ok, eh. Allora, l'obiettivo è 5800. Beh, perlomeno l'oro l'ho fatto. Ah, beh, sono tanti settori. Aia. Ah. Non me l'ha annullato. Ebbene, dai, per essere il primo tentativo, 8.696. Non è poi male. E quindi oro. Col drifting... Diciamo, io uso il pad e sicuramente è molto più semplice con il pad, ma molto molto più semplice rispetto al volante. Però comunque, vabbè, c'è chi non è portato, c'è chi magari riesce un po' più facilmente. La fisica di Gran Turismo 6 rispetto a quella del 5, essendo cambiata, rende anche il drifting diverso. Io nella realtà non ho mai driftato, magari avessi driftato veramente, ma... Non so dire se era più realistica quella del 5 o quella del 6, no. Comunque KTMX Bo in questa prova ci avevo visto giusto. Temevo di dire una cazzata, invece è proprio una X Bo. Ed è alla GT Arena, sarà una prova simile a quella con la Ferrari 458, non saprei. Non penso sia... Se è nella GT Arena così, non credo sia una prova dove bisogna battere i coni a casaccio. Allora, TCS lo tolgo, vediamo un po' cosa dice. Una prova a tempo.
senza toccare i coni e gli altri ostacoli, quindi al contrario del solito devo evitarli gli ostacoli e non beccarli in un determinato arco di tempo. Ah, ecco. Oh. Ecco, la fregatura è dietro l'angolo, appena si osa un po' di più. Più che altro qui penso che sia da fare con la dovuta calma e magari conoscendo un pochino anche gli ostacoli. L'ho preso dentro. Forse con la visuale esterna sarebbe più, diciamo, ci si renderebbe più conto. Ma no, cosa ho toccato? Non ho neanche sentito il rumore, c'ero quasi, e non ho neanche controllato bene il tempo. No, spero di non dover sprecare troppi tentativi, altrimenti taglierò perché poi diventa una, diciamo, una noia mortale per chi guarda e non per chi gioca, perché vabbè, vedere io che fallisco. Oh, perlomeno sono arrivato a B. Eppure un oro risicato. Un decimo e mezzo. Beh, dai, però ce l'ho fatta. Diciamo divertente come prova, perché comunque è una prova che insegna un po' la gestione dell'auto anche in spazi ristretti. Sicuramente più sensata delle prove con i birilli, dove bisogna abbattere i birilli. Sì, vabbè. Buttatene uno bendato in mezzo alla pista con i birilli, può fare lo stesso disastro. Invece qui un pochino più di controllo bisogna averlo. Allora, rimangono fuori anche le gare a monomarca che magari farò più avanti. Adesso ci sono campionato Super GT 500. Penso di non avere una GT 500, quindi me la vado a comprare. Vediamo un po'. Allora, avevo preso la Subaru per la GT 300. Mi prenderei, visto che mi piacciono un sacco, o perlomeno esteticamente più delle altre GT500, mi prenderei un Honda NSX. GT500, Honda, perfetto. Anche se penso che dovrò un po' svenarmi, visto che saranno sui, perlomeno in GT5 erano sui 900.000 crediti, gli GT500. Adesso non so se è rimasto invariato il prezzo. Ecco, ci siamo. 950.000 crediti. Che poi, forse l'HSV. Non vorrei sbagliarmi, ma forse l'HSV ce l'ho anche versione anniversary. Vediamo se è vero. R8, eccola qui infatti, 600 punti prestazione. Ce l'ho. E allora a questo punto mi risparmio i crediti e mi utilizzo quella. Visto che comunque i crediti sono 950.000 per un'auto del genere e non sono proprio pochi pochi. Vabbè, con 12 milioni di crediti, ok. Però, avendo già comunque le auto dell'anniversary, che ho comprato apposta l'anniversary per avere le auto,
speciali, tanto vale utilizzarle, a mio parere. Quindi faccio questa con l'HSV limite, diciamo sono 50 punti sotto il livello. Spero di non essere troppo superiore, perché comunque queste anniversary un po' di sono effettivamente un po' speciali come auto, sono diverse da quelle di serie. Anche se vedo che c'è la HSV in prima posizione ed è una delle auto forse più prestanti per quanto riguarda la GT500. Ha un ottimo controllo, perlomeno quando l'ho usata in GT5 sembrava di guidare un'auto su un binario, senza montare le sportive, scusate, le da corsa morbide. Bastava montare le da corsa dure come ho io adesso. Ma spero che sia una gara giusta, nel senso che, come nel campionato precedente, è bello fare gare combattute. Però è vero che è anche giusto che qualcuna che questo campionato almeno sia vinto, almeno questo, perché sennò se devo mettermi a rifare tutti i campionati, poi è come se dovessi fare il gioco praticamente 2 volte. Quindi sì, belle le gare combattute, non mi piacciono quelle proprio dominate, dominate dove non c'è storia, però vabbè, spero di essere più o meno al loro livello. Tengo la visuale interna molto bella. Volante in fibra di carbonio.